una storia dove ogni cosa non è quello che deve essere. È ambientata in un palazzo dove sotto, al piano di sotto, abita una povera donna vecchiotta, non bella, che fa la domestica. All'ultimo piano, in una casa bellissima, piena di luce, vive un violinista che ha avuto moltissimo successo, ma del successo non gli importava. Un violinista bellissimo che prende la signora come domestica dopo che la moglie l'ha lasciato. E fra i due nasce una singolare storia d'amore fra due persone anziane, perché lei ha più di 60 anni, ha 65 anni e lui 70. È un amore che, nonostante avvenga fra una donna che non è... non ha un particolare fascino, ecco, e un uomo invece affascinantissimo, è un amore che sboccia ugualmente. Non vorrei dire la fine, comunque la moglie torna, ogni cosa sembra rimettersi a posto, ma diciamo alla fine della storia d'amore la narratrice, che è un'altra abitante di questo palazzo, che è una studentessa con ambizioni letterarie, cioè lei vuole diventare una scrittrice, Alice, questa ragazza, scrive un romanzo con questa storia come sarebbe potuta andare, non nella realtà dove non è andata bene, e la riscrive come sarebbe potuta andare in un romanzo, nella letteratura. Quindi è un po' un romanzo su come la letteratura può creare il riscatto dei perdenti, e come la letteratura può portare luce in mondi bui, sul potere della letteratura.